Allora, diamo avvio al tanto auspicato dibattito. Sentiamo, facciamo un gesto di grande stile. C'è la signora qua in prima fila, se ha qualcosa da dire, le diamo la preferenza. Sì? Perfetto. Allora, no, ha rinunciato, oggettivamente. Allora, anch'io vi chiedo la sintesi perché vi vorrei ascoltare, perché come ho detto devo andare via. Prego. Purtroppo perché c'è un impegno. No, cominciamo dal signore, amici, cominciamo quello che si è mosso per primo, diamogli un minimo di... è quello che ha alzato la manina per primo. Prego, può venire qua che c'è il microfono, per favore? Grazie. Ci abbiamo il microfono attivato? Prego, grazie, io sono Sartini Giorgio, sono consigliere comunale del Comune di Senigallia. E volevo fare alcune domande, una all'assessore Cesetti, una alla dottoressa Baldassarri, infine una a Costanzi, all'avvocato Costanzi. La prima domanda che volevo fare alla Baldassarri riguarda le performance. Quindi nella sua illustrazione ci ha indicato che la gran parte delle performance erano orientate al doposisma di tutte le varie strutture. Però ha anche detto una percentuale, mi sembra del 10, erano riservate per quello che riguarda la sanità e l'ambiente. Nel dettaglio volevo capire che tipo di performance erano state date, cioè che raggiungimento di obiettivi a livello di sanità e di ambiente, in quanto il piano sanitario regionale non lo abbiamo, che è scaduto. Quindi quando uno fa un progetto, insomma, bisogna anche capire su cosa viene basato, mentre a livello ambientale lo stesso, non c'è un'individuazione delle priorità a livello regionale, non era stata fatta ancora, è stata fatta redatta ultimamente, per quello che devono essere gli interventi da fare, quindi le priorità da mettere in campo. E vado avanti per Cesetti, invece mi sono occupato ultimamente in Consiglio Comunale, visto che per la trasparenza, diciamo, mi spendo abbastanza nella mia amministrazione, dell'incompatibilità tra responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza e di essere nel contempo componente dell'OIV per la stessa figura. Quindi volevo chiedere all'assessore se era possibile magari che facesse una circolare in cui mette in evidenza che questi due compiti, che di solito sono assegnati o al segretario comunale o a figure, diciamo, apicali delle amministrazioni comunali, si espliciti che siano incompatibili, come ha detto l'ANAC, però nella nostra regione so che è abbastanza usuale. Un'altra cosa che volevo segnalare, la stessa incompatibilità rispetto alla legge regionale 1/2014, l'articolo 12, e le funzioni di dirigente della Polizia Municipale, che non può essere assegnata ugualmente al segretario comunale come è da noi. E questo, diciamo, è un altro aspetto che bisognerebbe curare, perché la trasparenza passa appunto anche da non accentrare incarichi tutti in un'unica figura. L'ultima domanda all'avvocato Costanzi, siccome sono stato ripreso perché stavo facendo una registrazione, qual è l'articolo di legge che vieta di registrare un incontro pubblico e quindi aperto a tutti sulla trasparenza? Grazie. Altro? Io sono Fabio Amici, cercherò di essere breve anche perché le domande che vorrei fare richiederebbero molto più ampio spazio temporale. Ecco, io mi occupo di trasparenza anticorruzione e faccio parte di un'associazione di consumatori e utenti che tutela voi, le vostre famiglie, i vostri figli, perché noi ci occupiamo di voi, degli utenti dei servizi. Allora, mi focalizzo l'attenzione su alcuni temi. Siccome qui abbiamo la fortuna di avere una serie di dirigenti altro competenti nelle materie, ecco, leggo l'allegato numero 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013. Voi sapete che ogni anno viene emanato un Piano Nazionale Anticorruzione in base al quale devono essere redatti i piani di prevenzione della corruzione di tutte le pubbliche amministrazioni. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione. Questo piano 2013 dispone che le pubbliche amministrazioni devono procedere come da indicazioni già ricevute dalla delibera numero 6 del 2013 della CIVET
alla costruzione di un ciclo delle performance integrato che comprende gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi. Questo è importantissimo, perché una pubblica amministrazione eroga servizi e i servizi devono essere di qualità. Esiste una normativa, il DPCM 27 gennaio 1994, la direttiva Ciampi-Cassese, che prevedeva l'articolo 3 delle sanzioni amministrative disciplinari nei confronti dei direttori generali, dirigenti che non avessero osservata, che purtroppo nella nostra regione è stata completamente disattesa. E se adesso gli uffici si muovono su questo tema delle carte dei servizi, a comprendere l'ARS, che abbiamo chiesto noi, questo tavolo è partito, ma se si riunisce una volta ogni 6 mesi non arriva molto lontano, basta fare un riscontro con quello che ha fatto la Regione Toscana, aprite il sito, vedete osservatorio delle carte dei servizi. La Giunta Regione Toscana si è mossa 15 anni fa, 20 anni fa, come si è mossa la Regione Campania nelle carte dei servizi sociali. La Regione Marche purtroppo è stata ferma 20 anni. Ecco perché non può fare questo piano integrato con gli standard, perché gli standard non ce l'ha. Perché se andiamo a vedere le carte dei servizi della Giunta Regione Marche, dell'ASUR Marche, sono degli elenchi dei servizi. Non prevedono gli standard qualitativi e quantitativi come prevede la legge. E se andiamo a vedere la carta dei servizi dell'ARPAM, e noi abbiamo scritto, e ci deve rispondere gentilissima responsabile, dottoressa Malsa Lorzo, voi chiamate standard quelli che non sono standard. Fate un confronto con la carta dei servizi dell'ARPAM Emilia Romagna. Quindi questo argomento a noi sta molto a cuore. Nel piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, all'allegato D come Domodossola, era prevista, anche a seguito dei nostri impulsi, l'obbligo da parte di tutti i dirigenti della Giunta Regione Marche di redigere le carte dei servizi entro il 31 dicembre 2017, allegato D al piano di prevenzione della corruzione della Giunta 2017-2019. Tutto questo poi è sparito. Nel piano delle performance vengono messe le carte dei servizi, almeno una all'anno. Ma vi sembra coerente con i principi del DPCM 27 gennaio 94 che prevede delle sanzioni, proprio perché è un'attività obbligatoria e la nostra regione, come altri enti, sono completamente in ritardo, chiamiamolo? Prevedere nel piano delle performance e dare anche dei premi ai dirigenti quando si fa un'attività come quella delle carte dei servizi, che è obbligatoria dal 1994. E attenzione, non aver applicato queste norme danneggia tutti noi, tutti voi, perché queste norme vanno applicate nel trasporto pubblico locale. La carta dei servizi del Trenitalia, grazie anche a me che ho spinto, finalmente nel 2018 coinvolge le associazioni dei consumatori nel monitoraggio degli standard. Quella del 2017 a noi non ci ha mai coinvolto, non ci ha mai convocato associazioni. Questo vale per i rifiuti. Il dottor Talarico, dirigente del CRCU, che è questo comitato delle associazioni dei consumatori, scrisse ai presidenti degli ATO 3 anni fa dicendo che l'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008 prevedeva l'obbligo di coinvolgere le associazioni di consumatori ogni qualvolta l'ente pubblico dà in gestione il servizio. Quindi la nostra regione purtroppo, e me ne duole in primis, è in ritardo spaventoso su questo tema, a differenza di altre regioni, a differenza di quello che prevede le leggi. Come fate a fare il piano integrato con gli standard se gli standard non ce l'avete? Andate a vedere sul sito quel lavoro che sta facendo le PF Performance. Molto dipende anche dal mio stimolo, dalle mie lettere, dalle mie diffide che ho fatto. Si è messo in moto, benissimo. Adesso vediamo, ma la prima cosa, dovete fare un regolamento che prevede l'indennizzo automatico e forfettario all'utente, perché queste norme sono meravigliose per noi cittadini. Lo standard di qualità dei servizi deve essere uno standard generico, uno standard specifico. Se l'amministrazione, anzitutto lo standard deve coinvolgere gli stakeholders per stabilire gli standard, lo dice la delibera Civitu numero 3 del 2012, perché altrimenti l'amministrazione è autoreferenziale. Ma se non si rispetta lo standard, ed è qui la sfida, c'è un indennizzo all'utente. Ma capite l'importanza di queste norme? La pubblica amministrazione utilizza la fiscalità sociale, se tutti lavorano siamo tassati, è perché questi fondi vanno alla fiscalità pubblica nazionale e regionale. Perché? Perché servono alla macchina amministrativa per svolgere servizi di qualità ai cittadini, a noi, ai vostri figli, e devono essere svolti secondo standard di qualità che devono essere migliorati annualmente. Ma come mai la nostra regione, andiamo a vedere le carte dei servizi, questi standard non ce l'ha? E questo è gravissimo. Quindi bisogna mettersi a lavorare.
E come mai, dottor Costanzi, nel piano anticorruzione 2017-2019, quando l'allegato D era lei all'epoca, a parte che noi abbiamo ogni anno cambio responsabile della prevenzione della corruzione, faccio l'elenco? Questo non va bene, caro assessore Cesetti. C'è un responsabile, deve rimanere. Avete cambiato 5 responsabili della prevenzione della corruzione. Nel piano di prevenzione 2016-2018 era stata accolta la nostra proposta di fare una legge che regolamenta le attività delle lobby. Detto che non va bene, amici. Scusi. Può essere anche un'opportunità quella di cambiare. Sì, però quello che viene detto nel piano va fatto. Voi nel piano anticorruzione 2017-2019 avete accolto la nostra proposta, una legge regionale, come esiste in molte regioni, che disciplina l'attività delle lobbies e le rende trasparenti. Accolto. Una legge sulla partecipazione democratica dei cittadini ai procedimenti legislativi. Accolta. Come ce l'hanno molte regioni italiane. E dove siamo? A che punto siamo? Avete emanato una legge, la numero 16 del 2014, è importantissima, mentre il procuratore Macri, il procuratore Palombo gridava, Palumbo da Pesaro gridava alla corruzione, alla criminalità organizzata nella nostra regione, con dichiarazioni agghiaccianti, se volete ve le leggo perché qui ho la raccolta, volete che ne leggo qualcuna? Questo è recente, 'Ndrangheta, le mani delle Marche, ma è scattata la confisca dei record, 20 dicembre 2017, Banca delle Marche, 5 milioni di finanziamenti dati a ditte collegate con la 'Ndrangheta, attenzione, sono affermazioni pesanti. La Regione Marche ha emanato la legge 16 del 2014, l'istituzione di un tavolo di lavoro con i prefetti, questori, per lavorare contro la criminalità organizzata nelle Marche, per lavorare sulla legalità. Legge 16 del 2014. Non è stato mai attuato questo tavolo. Poi è stata abrogata con la legge 27 del 2017. Ma è possibile? Una regione come le Marche, l'istituzione di un tavolo di lavoro con i prefetti, questori, contro la criminalità organizzata. Non è stato fatto nulla. Nessuno l'ha denunciato, nessuno l'ha segnalato, salvo io che non sono nessuno. Io non sono nessuno. Ma è possibile? Grazie. Bravissimo. Io dico, allora, come tra l'altro volevo andare via, rispondo subito al mio amico Amici, perché ci sentiamo spesso. No, grazie. Mi fa piacere. Però, la sua apertura. Siccome ci diamo anche del tu, quindi mi posso permettere anche di, diciamo, osservare. Il tema che si cambi spesso il responsabile per la io credo che sia un fatto positivo. Che sia un fatto positivo affinché sempre la stessa persona non stia in quel ruolo così delicato, che va da sé che ci vuole il ricambio continuo, e quindi non ci siamo su questo, abbiamo ragione noi, è così, perché va cambiato perché possa garantire meglio, perché possa garantire meglio quella funzione. Per quanto riguarda il riferimento che Amici ha fatto alle dichiarazioni dei procuratori in ordine alle infiltrazioni criminali mafiose nella nostra regione, io mi permetto di osservare due cose. La prima, che noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo sempre essere attenti, vigili, inflessibili, come stiamo facendo. Però i procuratori, e lo dico senza alcuna, i procuratori dovrebbero parlare con gli atti, non con le dichiarazioni, perché a fronte di affermazioni dove si dipinge la nostra regione come assaltata da infiltrazioni mafiose, io non ho visto un atto, un arresto, una sentenza, un processo che valuti quei fatti. Quindi, per citare le parole che citava Amici, siccome sono abbastanza coraggioso, quando il procuratore Macri dice nella nostra regione ci sono le infiltrazioni criminali, che li prenda, perché è un suo compito, che li prenda, li vada a prendere, li arresti,
Ma stiamo scherzando? Gli arresti. Quindi, amici, allora, perché noi, tra l'altro, lo dobbiamo anche tutelare l'immagine della nostra regione, no? È chiaro? Per quanto riguarda la domanda di prima, noi, l'OIV è esterno della nostra regione, no? È esterno, quindi non c'è bisogno di fare... Esce? È scelto al di fuori, non c'è confusione tra i compiti del... Non c'è confusione, no, no, no. Sì, non c'è... Esterni. No, e quindi non c'è... Ministero, sono e, quindi non c'è... No. E quindi non c'è la necessità di fare quelle circolari che si auspicavano prima. Per noi? Per noi non c'è questa necessità. La Regione Marche non è che ha possibilità in questa materia di emanare regolamenti vincolanti per nessuno, eh? No, non abbiamo le prefetture. Il tavolo che verrà istituito e che noi abbiamo deliberato ovviamente costituisce una grande opportunità di collaborazione attraverso appunto un protocollo, perché la regione non ha, tra virgolette, l'autorità, no? Per dare determinate disposizioni agli enti locali, ok? La regione può esercitare invece l'autorevolezza, che è una cosa diversa. La prevalenza la si esercita attraverso una condivisione, ad esempio all'interno di un tavolo, con il coinvolgimento delle prefetture e via dicendo. Capito, amici, come funziona? Amici, ascolta un attimo, rilassati un attimo, io adesso devo andare, dobbiamo andare a canale, io purtroppo devo andare via perché è un altro impegno sempre legato istituzionale e quindi lo so, se non me ne frega niente, a me me ne frega meno di lei, non è che diciamo, se a lei non gliene frega niente, chiaro? No, non è così, non è così. Vi dico semplicemente una cosa, guardate, io sono 3 anni che sto qui a fare l'assessore, sono 3 anni che faccio l'assessore, ho fatto il presidente della provincia, ne ho fatte diverse. Io credo che sui temi della trasparenza, della legalità, di questi temi molto importanti e sensibili, io credo che la Regione Marche non debba prendere lezioni a nessuno. Ovviamente bisogna sempre fare di più, bisogna migliorarsi, bisogna stare attenti, pretendere anche di più, ma io credo veramente, in questi 3 anni di esperienza diretta, che la Regione Marche molto abbia fatto e molto stia facendo e veramente non debba prendere lezioni da nessuno. Però sono d'accordo con voi su un punto, che si può e è auspicabile che si faccia anche di più nell'interesse appunto dei cittadini. Sì.
appunto, il responsabile non ha un'iniziativa legislativa, anzi. Vabbè, rispondendo al consigliere Sartini, per quanto diceva lei, vede, noi non abbiamo regole che, al di là del fatto della moral association, si diceva una volta, cioè di autorevolezza l'ha chiamata l'assessore, non è che possiamo dare disposizione agli enti locali su come si organizzano. Il rapporto rispetto a, se vogliamo dire, simile gerarchico, è fra la prefettura e l'ente locale, per cui un consigliere comunale, se vede che c'è una difformità organizzativa del proprio ente, prima la porta ovviamente nel consesso consigliare, o non accolta la segnala al prefetto. Ecco, il prefetto può emanare disposizioni cogenti e vincolanti per l'organizzazione amministrativa, se questo che intendeva. Per quanto riguarda le riprese, normalmente se viene garantita una ripresa ufficiale, no, da parte dell'ente, chi viene sa che questa riunione viene ripresa, i relatori, le persone eccetera, per cui l'ente che gestisce la ripresa ha anche le liberatorie, perché uno potrebbe anche non, in questo clima in cui tutti i dati personali sono, possono tendenzialmente essere sensibili, tutti i relatori, vabbè qui sono relatori interni, ma potrebbero anche non aver piacere di essere ripresi. E questo, ecco, allora noi abbiamo le liberatorie e possiamo garantire, amici, non intervenga su tutto il campo dello scibile umano in materia di trasparenza, di pubblicità, di trattamento, lo sappiamo, è molto bravo. I responsabili regionali sono amici resistenti, quindi hanno una vivenza, no, in termini di resistenza di 3 anni, di più non ce la possono fare, ecco perché cambiano spesso, ok? Ecco. Detto questo, dicevo consigliere, questa è la prassi. Nella, per esempio, iniziativa che abbiamo fatto con Acumarche, cui la ripresa l'ha fatta Acumarche, noi abbiamo fatto in modo che tutte le persone che stavano qui fossero a conoscenza di questa ripresa, non avessero nulla in contrario. Questo è quanto è avvenuto oggi, ecco quella che è la regola, che è diventata anche un pochino più, che non è solo buonsenso, insomma, ecco. Anche la ripresa di una persona è un dato personale, messo in un sito, messo in un altro, ok? Penso di sì, spero di sì. Va bene, signori. Delibera dell'ANAC la numero 32 del 2016, che richiama il modello 231, il modello 231 è importantissimo e la regione dovrebbe garantire nei confronti di tutte l'affidamento in gestione dei servizi, compresi i servizi sociali, che la ditta che partecipa all'appalto deve garantire di avere un modello 231 aggiornato anche con la legge sullo sfruttamento dei lavoratori e l'approfittamento dello stato di bisogno, che è una legge del 2016, e purtroppo questo no. Io le faccio un esempio pratico: Beniamini, istituto Beniamini Dognocchi di Falconara, all'accreditamento con l'ARS e con la nostra regione. Il modello 231 era fermo almeno poco tempo fa, al 2015, quindi non prevedeva. Il Beniamini ha accreditamento con l'ASUR, amici. Prima di partire, con l'area vasta 2, ma l'accreditamento è la giunta, però io ho la delibera. Allora della giunta. È la giunta che deve. Cioè, comunque, se non ce l'ha l'accreditamento con la regione, che te chiedo il modello 31? Quelli sono. Scusi, ma l'area vasta, l'ASUR, la sanità non è di competenza della regione. Mi non scusi. È di competenza. La conto è essere di competenza, un conto è gestire, questi sono atti gestionali. La regione non si sì, mette nella gestione. Allora, nel dare in appalto i servizi, io raccomando di garantire sia negli appalti che dalla regione, che gli se lei ci dà questo suggerimento, noi avremo modo di dire al servizio salute se c'è questa situazione di raccomandare, come sì, raccomandare. Ciascuno deve fare la tratta del percorso. Sì, lei raccomandi allora a tutte, anche lei dell'ARS, a tutte le aree vaste, quando danno in gestione i servizi agli ambiti territoriali sociali, di garantire che ci sia il modello 231 da parte delle società cooperative, eccetera, aggiornato con la legge sullo.